Lavori in corso all'interno della fabbrica del carnevale di Viale Piceno a Fano. C'è chi si dedica agli ultimi ritocchi, chi provvede all'installazione di musica e luci e chi scarica i primi trattori che traineranno i 7 carri allegorici. È tutto pronto per l'edizione estiva del Carnevale Fanese, in programma il 13, 14 e 15 agosto sul lungomare Adriatico Sassonia. 4 i nuovi carri, Supercalifrigidi di Anna Mantovani, Freedom di Matteo Angherà e Love Diva di Luca Vassilic. A questi 3 se ne aggiungerà un altro, il Pupo, che quest'anno si intitolerà Il Villano. A completare la sfilata, che ricordiamo si svolgeranno soltanto nelle date del 13 e 14 agosto con partenza alle 21.30, altre 3 opere già viste nelle precedenti edizioni. Questa mattina, all'interno del comune, è stato presentato il programma. Le principali novità sono gioia, spensieratezza e divertimento. Ecco. Poi torna la sfilata dei carri di seconda categoria, come sapete, perché quelli di prima non possono sfilare per questioni di sicurezza al mare. Torna il getto dei dolciumi con un carro dedicato, il carro del getto lo abbiamo chiamato, che la grande amica del carnevale Luana Miriminucci ci ha offerto al carnevale. Poi tanta festa, tanto divertimento e una collaborazione importante con i ragazzi di Porto Futuro che gestiranno tutta l'area adiacente al mercato ittico. Non mancherà la musica rabita e i 4 carri allegorici di prima categoria che per l'occasione si trasformeranno in grandi palcoscenici. Nelle 3 serate gli appuntamenti prenderanno il via su tutta la zona Sassonia a partire dalle ore 19 con musica, street food, spettacoli, mostre e spazi dedicati ai bambini con giochi, attività e laboratori di gomma piuma curati dal Laboratorio Geniale e Porto Futuro. I carri di prima categoria ospiteranno DJ set, concerti, cabaret, tutto quello che ci possiamo aspettare da una festa estiva. E per l'occasione avete predisposto anche dei bus navetta. Gli abbiamo pensato di attivare un bus navetta con Adriabus che farà un giro, che potete vedere ovviamente nel sito, e che compenserà le mancanze dei posti. Un carnevale che si mostra soprattutto per tutte le famiglie e i bambini. Tra l'altro quest'anno abbiamo fatto una promozione specifica nel mercato nazionale con un'azienda specifica. Abbiamo comunicato a 600.000 famiglie italiane tramite la newsletter la nostra destinazione, una destinazione che si presta alle famiglie con i bambini. Abbiamo loro comunicato proprio che questo periodo si può trovare in primis il Carnevale di Fano, ma poi tantissime altre manifestazioni. Questo per dire che anche eventi in questo periodo, nel periodo estivo, sono dei grandi eventi di promozione della nostra città, per la qualità della nostra proposta, e sono una promozione anche per quello che, ecco, dovrà tornare a essere il nostro Carnevale invernale.